Amedeo Modigliani, Livorno 1884, Parigi 1920, è un personaggio affascinante, una delle figure più geniali dell'arte novecentesca. La sua tormentata esistenza è avvolta nel mistero e nell'ambiguità di testimonianze troppo spesso romanzate. Le sue opere sono frutto di un'arte nuova e moderna, di uno stile senza precedenti. Disegni realizzati con impeto, nudi sensuali, figure sontuose, volti enigmatici. Teste scolpite nella pietra che racchiudono l'essenza stessa della sua arte. La sua vita è fatta di bistrò, di strade, palazzi, di angusti e freddi atelier un tempo pieni di vita e di cultura. La sua tragica storia è fatta di due città, Livorno e Parigi, che tanto hanno dato al nostro dedo, nel bene e nel male. Dalla fama al disonore, dalla miseria alla ricchezza, dalla sofferenza all'amore, dalla vita alla morte. Quello che visse Modigliani fu forse l'ultimo periodo d'oro della sua città dal punto di vista culturale. Gli anni a cavallo tra 8 e 900 furono gli anni della Livorno capitale balneare della Belle Époque. Livorno vantava più di 10 teatri e nel 1896 fu scelta addirittura dai fratelli Lumière come tappa del primo tour europeo del loro cinematografo. Dedo però voleva di più. È per questo che nel 1906 partì per Parigi, un viaggio alla cieca, ma pieno di speranze e incredibili sogni. Parigi, distante da Livorno 26 ore di treno, contava quasi 3 milioni di abitanti. La Ville Lumière era illuminata da 9.622 lampioni e 500.000 lampadine. Dobbiamo immaginarlo, il nostro Amedeo, che è impaurito ma orgoglioso ed entusiasta della sua scelta, comincia a passeggiare per le strade di quella capitale e sceglie come alloggio un piccolo albergo vicino alla Madeleine, in pieno centro. All'epoca la vita artistica si svolgeva ancora nel quartiere periferico di Montmartre. Soltanto più tardi, alla fine del primo decennio, il nuovo quartiere degli artisti diventerà Montparnasse. A Parigi, Dedo amò donne bellissime e ricche, ma anche modelle e prostitute, inserendosi perfettamente nello stile bohémien tipico degli artisti del periodo.